Allora, riprendiamo da una cosa che mi sembra importante da sottolineare, che poi alla fine è centrale su tutto, sta benedetta storia del debito pubblico, ok? Allora, abbiamo saputo che ci sono, che quando uno Stato è il proprietario, il monopolista della propria moneta, emette il titolo di Stato non per finanziarsi, perché semplicemente è una contraddizione in termini, non può finanziarsi con qualcosa che lui stesso emette, e emette il titolo di Stato per due motivi: per offrire un'alternativa che guadagni interessi all'investitore, chiunque esso sia, dalla famiglia a chiunque, cioè emette il titolo e così il tuo denaro si sposta dal tuo conto corrente a un conto corrente risparmio presso la banca centrale e guadagna più interessi di quello che guadagna stando nella tua banca. Oh, ti offre questa alternativa ed è, questa è politica di spesa, è politica fiscale, è politica di arricchimento del settore della cittadinanza, del settore non governativo, così come fece l'Italia negli anni gloriosi quando noi diventammo ricchi proprio perché ci offriva questi titoli di Stato con dei tassi molto alti e ci permetteva in questo modo di arricchirci. Questo è il primo motivo per cui si mette i titoli di Stato. E il secondo motivo è, l'ha detto molto velocemente però, quello di regolare i tassi di interesse, soprattutto per quello che riguarda il denaro che viene scambiato fra le banche. È chiaro che se la banca centrale offre alle banche dei titoli con un tasso di interesse a 4, difficilmente le banche si presteranno il denaro con un tasso di interesse a 2 o a 3, quindi è il governo che decide dove sta questo tasso, se lo vuole tenere basso, lo tiene basso, se lo tiene alto, lo tiene alto, lo tiene alto. E questo è fondamentale per smontare tutto questo mantra terrificante secondo cui questi titoli di Stato sono tremendi, andrebbero eliminati, sono il debito dei nostri nipoti e via dicendo. Allora, ripartendo da questa storia, rimaneva importante approfondire un pochino di più cosa fa poi questa banca centrale, ok, va bene, però voglio che Warren ci chiarisca un discorso. Quando la banca centrale emette il denaro, abbiamo saputo sui giornali che la BCE ha emesso tot trilioni di euro, abbiamo saputo che la Fed in passato, in presente, ha emesso tot eccetera eccetera. Ecco, la banca centrale quando emette liquidità, come la emette? Cosa fa? Inventa dei soldi, l'abbiamo capito, ma li dà a chi? Alle banche, per esempio, li dà così o li dà in cambio di qualcosa? Cioè, chiariamo questo meccanismo per cui si crea denaro da parte della banca centrale e lo si dà al settore privato delle banche, eccetera. So when a central bank creates liquidity, okay? QE, whatever, LTRO, whatever. Okay, what do? They issue money, they invent money, and they press keystrokes and they give money to banks, to whoever, in exchange for what? For nothing or always a collateral? Or like assets or reserves? So, because the idea is that very often people say, well, you know, the central banks create huge amounts of money and they throw out money to the people, to the private sector. Private sector, and that creates inflation and all sorts of problems. How does it work really? Is it money for nothing or is it money for assets? Well, what's called quantitative easing in the United States? Quello che negli Stati Uniti chiamiamo quantitative easing is the purchase of U.S. treasury securities. L'acquisto di buoni del tesoro statunitensi. Maybe some U.S. agency mortgage securities. E anche dei titoli di garanzia sui mutui da parte di qualche agenzia statunitense. And both of these things that entrate queste cose che vengono acquistate are nothing more than non sono altro different types of savings che accounts. Diversi tipi di conti risparmio. Either directly or indirectly. Direttamente o indirettamente. Alla Federal Reserve. So again, they're shifting dollar deposits between one account and another. Spostano dei depositi in dollari da un conto all'altro. Well, let me clarify one thing. Però volevo chiarire una cosa. The Federal Reserve La Federal Reserve does not buy securities. Non compra titoli
release it on consumers. Emessi da. Not by securities issued by the states. Ok, non compra dei titoli emessi dai singoli stati come la California, il Connecticut, l'Illinois. General Motors, ecco, they don't buy la General Motors non li compra. They only buy comprano solamente US government or US government guaranteed securities. Titoli garantiti dal governo statunitense. That's the Federal Reserve. E questa è la Fed. The banking system. Il sistema bancario. And this is important. E questo è importante. The banking system. Il sistema bancario is the public sector. È il settore privato. It's government. È il governo. We have government insured deposits. Abbiamo dei depositi garantiti dallo Stato. If a bank is required to have se una banca, per esempio. The banks, le banche public institutions. Dovrebbero essere considerate come istituzioni pubbliche. The deposits are guaranteed. I depositi sono garantiti dallo Stato. Just for example, they might have 10% private capital. Ci può essere il 10% di capitale privato. But 90%. Ma il 90% of the money they lend dei fondi dati in prestito is public money. Sono fondi pubblici. They are agents of government. Sono agenti dello Stato. They have a government charter. Quindi hanno uno statuto, uno statuto governativo. The government makes all the banking rules. Quindi è il governo che stabilisce tutte le regole dell'operatività bancaria. They can only make loans that the government allows them to make. Praticamente possono fare dei prestiti solo nella misura in cui il governo gli permette di farli. They send in regulators and supervisors. Mandano i regolamentatori, supervisori to do examinations. Per svolgere delle analisi, degli esami almeno una volta all'anno. Make sure per fare, per verificare che tutto venga in conformità. With all government regulations. In conformità con tutte le normative dello Stato. The private sector. Il settore privato has to work inside that little box. Deve operare all'interno di questa piccola scatola. Allowed by the government. Cioè all'interno di questo piccolo spazio che gli viene lasciato o concesso dal governo. If they step out of bounds, se fuoriescono da questo spazio, the government is fully authorized, il governo è autorizzato pienamente to punish them, a sanzionarli, shut them down, a chiuderli, okay, whatever. Quindi a fare quello che ritenga più opportuno. So why is there private money in banking? Perché quindi ci sono capitali privati nelle banche? For years, Europe had national banks. Per esempio, per anni in Europa ci sono state le banche nazionali. And what happens? E cosa è successo? Lending gets politicized. Praticamente la concessione di prestiti diventa politicizzata. The loan officer makes loans based on politics. Praticamente i prestiti vengono concessi sulla base di considerazioni politiche, a volte. It's not about, okay, and so when you have national banks, the risk per cui quando ci sono le banche nazionali il rischio che sussiste è che la concessione di prestiti diventi politicizzata. The US government lent $500 million to il governo statunitense ha prestato 500 milioni di dollari a Slindra. Public lending. China makes loans through state banks. Per esempio anche la Cina fa dei prestiti tramite le sue banche, la sua banca nazionale. And maybe they keep businesses going that shouldn't be going. Probabilmente mantiene in piedi delle attività che invece non dovrebbero continuare. So, government banks have their good points. Le banche statali hanno il loro motivo di essere. So when you have private capital, pertanto quando ci sono capitali privati nelle banche, they price risk, si stabilisce un rischio not based on politics, non sulla base di considerazioni politiche, but profit,
ma sulla base di considerazioni di profitto. That has major problems also. E anche questo però implica grossi problemi, as we've seen over the last come già abbiamo visto nel corso degli ultimi anni. Okay. So, banking is always a public institution. Quindi le banche sono istituzioni pubbliche. La questione è chi stabilisce il prezzo del rischio. Ci sono dei vantaggi e degli svantaggi sia per le banche pubbliche che quelle private. Cioè, la maggioranza sono gli svantaggi per tutte e due, comunque. La cosa interessante però negli Stati Uniti, allora si interrompe qui, si stava spingendo un po'. Siamo un attimo per la tangente, ok. Allora, no. La domanda era diversa, era capire come le banche centrali emettono liquidità, how central banks issue liquidity. Yeah. They do it in exchange for nothing, or they do it in exchange for assets all the time. Are they constrained by assets in return, or are they constrained by nothing? The US central bank is constrained by la banca nazionale europea, la banca nazionale americana viene limitata dagli asset. Comunque il punto precedente che io avevo voluto sottolineare è questo, cioè le varie banche che sono estensioni, per così dire, della banca centrale, non sono necessariamente limitate dagli asset, dai capitali. E quindi io le considero nel loro complesso. La banca centrale e tutte le altre banche. Per cui, mentre la banca centrale può essere limitata strettamente dai titoli del tesoro, le altre banche, quando concedono dei prestiti, quando acquistano dei titoli, sono, devono rispettare tutta una serie di norme. Ed è questo il punto fondamentale. Le banche devono essere considerate come estensioni dello Stato. E se si considera settore privato, e quindi devono essere in grado di conseguenza di fare tutto quello che si può fare nel settore privato, ci si sbaglia a considerarle così.